Dato l'avvio con le nostre interviste propedeutiche al convegno di quest'oggi alla Casa dell'Aviatore a Roma, che parlerà di beni culturali. Allora, un nuovo ospite di assoluto prestigio, con lui andiamo a descrivere quali saranno le caratteristiche del suo intervento di oggi. Beh, il mio è un intervento abbastanza controcorrente, nel senso che la tesi che esporrò oggi sulla gestione e la promozione dei beni culturali è iniziata, questa tesi l'ho presentata per la prima volta a Bruxelles nel 2009. Poi è un leitmotiv che porto in genere in tutta Europa e anche in Italia. Questo è il settimo ottavo convegno dove tratterò questo argomento, cioè l'assoluta, secondo me, poca accortezza della mano pubblica nella gestione dei beni culturali e soprattutto nella promozione dei beni culturali. I beni culturali sono una miniera d'oro in tutto il mondo. In Italia sono una tragedia. Purtroppo perché? Perché c'è questa mentalità statalista, oserei dire talebana, per cui la mano pubblica mette becco in tutto e per tutto, e soprattutto viene attribuito alla mano pubblica e segnatamente alle sovrintendenze un potere di veto e di autorizzazione che rende il meccanismo praticamente inoperativo. Mi spiego meglio. Quale investitore può venire in Italia quando per avere un permesso passano degli anni? Cioè, grandi investimenti che si fanno sui beni culturali, non solo sui beni culturali, ma anche sulle località dove i beni culturali insistono, vengono spesso frenate, ma addirittura anche nella vita di ogni giorno. Un lastricato qualunque, di epoca imprecisata, senza alcun contenuto, storico-artistico reale, può diventare motivo di fermo e di praticamente impasse, per cui anche gli stessi appalti vengono frustrati dal punto di vista dei tempi di esecuzione e soprattutto con forti aggravi di spesa. Una giornata che secondo noi di Liberi.tv è importante celebrare proprio oggi all'antivigilia dell'inaugurazione dell'Expo. Siamo a Roma, l'Expo si terrà a Milano, però ecco, questo volano di questa rassegna internazionale su come nutrire il pianeta si porterà dietro inevitabilmente anche circa 20 milioni di turisti, di visitatori. Ecco, come potremmo cercare di veicolarli a vedere il nostro bel paese tutto, non concentrarsi soltanto a Milano? Una sua idea personale su questo. La mia idea personale è che praticamente, come diceva Bartoli, è tutto sbagliato, è tutto da rifare. L'Expo, così come è stato concepito e soprattutto come verrà gestito, sarà, a parte i ritardi che sono sotto gli occhi di tutti nell'approntamento dei padiglioni e della gestione proprio materiale dell'Expo, diventa una vetrina commerciale, ma priva di significato culturale. L'idea importante, sarebbe, per quanto attiene ai beni culturali, sarebbe stato quello di, attraverso l'Expo, di far girare i milioni di turisti che verranno in Italia. E soprattutto, io sono calabrese, quindi lo dico Cicero pro domo sua, no? Nei siti magnogreci, che sono assolutamente abbandonati, non sono gestiti in maniera producente e soprattutto hanno anche il grandissimo gap di essere scarsamente collegati. Favorire la realizzazione di infrastrutture, favorire l'applicazione diciamo, di meccanismi di turismo producenti e non il turismo stanziale. Faccio un esempio. Se si consentisse ai privati qualificati, ecco, non sono voglio dire, ecco, gente da politique d'abord, significherebbe dare veramente la possibilità di creare un sistema infrastrutturale, viario, aeroportuale,
turistico proprio di manufatti alberghieri di primo ordine, aderente ai tempi e soprattutto aderente alle possibilità di utilizzazione di questo museo a cielo aperto che è l'Italia. Bravissimo, la definizione di museo a cielo aperto ci piace moltissimo. Chiudiamo con una riflessione. Abbiamo descritto come si comporta il pubblico nella tutela di questo grande nostro patrimonio, di questo bel paese Italia. Però noi come cittadini privati, come ci comportiamo? Abbiamo coscienza di vivere in un museo a cielo aperto? Dobbiamo essere maggiormente educati? Ecco, che cosa possiamo fare noi cittadini? Il primo investimento che uno Stato serio, che si rispetti, è l'investimento in cultura. L'investimento in cultura, purtroppo, in Italia non esiste. Esistono delle eccellenze, ma un sistema di rete ben organizzato che consenta l'interscambio di visioni anche strategiche dal punto di vista culturale manca. Ragion per cui, ecco, questo museo a cielo aperto, prima bisognerebbe fare un'opera di sensibilizzazione a grandi livelli, anche in termini numerici e quantitativi, e poi voglio dire, da lì creare anche un sistema di indotto che utilizzi i beni culturali come fonte primaria, risorsa, risorsa principe del nostro paese. Grazie. Volevo per un attimo invitarvi a riflettere su una situazione particolare, che è quella del nostro ordinamento sui beni culturali. Ordinamento che di per sé anche atipico, grazie anche all'indicazione data dal presidente Politi, veramente anomala anche nel panorama dell'ordinamento, degli altri ordinamenti.